quando lo resta. Pronto? Ascoltatori di Gen TV, benvenuti a questo appuntamento specialissimo con le nostre music room, a cui dedichiamo non solo questa puntata speciale delle music room, ma in tutta la nostra Gen TV per 3 giorni, a partire da domani, perché poi il vero compleanno appunto è sabato 18 giugno, ci saranno interviste esclusive, servizi, rubriche, selezioni di video, di duetti, insomma, un intero canale televisivo gentv.it dedicato a Paul McCartney, di cui qui abbiamo una simpatica sagoma. Abbiamo un sacco di ospiti, ma subito io vorrei collegarmi in diretta con l'Auditorium di Milano, dove si sta svolgendo un evento beatlesiano che culminerà in un concerto dell'Orchestra Sinfonica dell'Auditorium Verdi, e un evento beatlesiano, e ci colleghiamo subito con l'Auditorium. Chi vedo lì? Intanto vedo anche Mario Luzzatto Felix da casa sua. Mi sentite? Saluto Mario, non si sente. Il nostro ospite fisso di questa serata. Naturalmente c'è Ricky Gianco. Rolando Giappini. Il vivono della loro musica. Ecco, vediamo se mi sentono un po' colpati con loro. Più che altro non alle prime, la prima parte. Buonasera. Che erano belle, però quelle erano canzoni. Abbiamo un piccolo problema a livello di audio. Sentiamo Ricky, che mandalo a pieno schermo, per favore, dai. Ricky, aspetta che stiamo cercando di collegarci con Luzzatto Felix, che non si sente niente, per cui dobbiamo cercare di sentire. Gli do la voce io. No, c'è una vociona, c'è un fisico bestiale. No, bestiale ho la voce, però non farei il mestiere che faccio, farei qualcos'altro. Riuscite a sentirci? Non riuscite a sentirci. Allora, speriamo di ricollegarci più tardi, intanto. Sì, ok. Ok, Mario Luzzatto Felix. Ragazzi, se non ci sentite diventa complicato. Nelle prove funzionava tutto, ma come sempre appena parte la diretta c'è qualche casino. Comunque, ma loro ci sentono. Ci vediamo verso le 19:30, ok? Bene. Ciao, Ciao. Mario Luzzatto Felix, buonasera, benvenuto a questo Paul McCartney, happy birthday Paul McCartney. Insomma, tu hai avuto il privilegio e l'occasione di incontrarlo per motivi professionali, cioè lo hai intervistato. Innanzitutto ti chiedo, tu eri più per Paul o per John? Per Paul, ovviamente, perché era un personaggio di geniale normalità. Ricordo un episodio divertentissimo. A un certo momento avevo fissato un'intervista con Paul McCartney, e ne avevo già fatte altre nella carriera. Insomma, alla fine, mentre stavo per partire, avevo 38 di febbre. Allora ho chiamato la corrispondente di spettacoli, che si chiamava Giulia Imone Marsan, della sede di Londra del Corriere della Sera, e le ho detto: guarda, ti giro questa intervista che va fatta, mi spiace di non farla io.
insomma, lei la chiamo sera dopo, prima che uscisse il pezzo, dico: allora, dimmi un po', ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, però parlava un dialetto cockney che io non capivo, insomma, francamente, molto low. Capisci? Io ti mando a intervistare la leggenda vivente della musica, della cultura mondiale, e tu, che era stata messa lì dal gruppo Fiat, questa qui, simpaticissima persona, però molto low. Allora, Mario, ti faccio conoscere Emanuele Angeletti, detto Manny, che è collegato da Roma, credo almeno dal suo studio di registrazione, qualcosa del genere. Adesso non lo vediamo neanche lui, ma ci contiamo molto che arrivi. Eccolo qua, da dove ci chiami? Da dove sei, Manny? Silenzio. Allora, lasciamolo prima che si ricolleghi di nuovo. Mario, continuiamo allora il nostro racconto. Quindi, com'è andata? Esatto. Questa è una storia. L'altra intervista bella l'ho fatta a Colonia, alla vigilia del concerto al Colosseo. E devo dire che lui era molto contento, perché chi mi accompagnava, che era una ragazza della dinastia dei Tronchetti Provera, che allora era team e quindi sborsava 6 milioni di euro per questo evento, e la persona che mi accompagnava aveva appunto l'assegno, quindi lui era particolarmente carino. Fra le considerazioni molto intelligenti che quest'uomo mi fece in questo colloquio fu la sua teoria che gli anni 60 erano irripetibili, perché dice: l'AIDS non ancora all'orizzonte, la sifilide sconfitta, la pillola anticoncezionale, il sesso libero è avanti Savoia. E lo trovavo molto divertente questo, considerare i 60 un periodo irrefrenabile in cui certe catastrofi non erano arrivate. E per il resto, quello che io ho sempre detto e scritto ai lettori è che la cosa più vicina ai Beatles che si è potuta trovare in questi decenni sul mercato era proprio la band messa su da Paul McCartney, alla quale portai mio figlio, che aveva allora 8-9 anni, non lo portavo mai ai concerti, l'ho portato a vedere Paul McCartney. Ah, aggiungo una cosa importante: siccome ero abbastanza potente, ho comprato tutta la quarta fila del Palatusadi, o era il tendone, non mi ricordo, ma credo che fossero, non so, 80 posti, e staccai un assegno di 5 milioni, credo. In parte li regalai a persone a cui ero obbligato, come il medico di famiglia, eccetera. In parte le ho rivenduti. E comunque, allora, Flower in the Dirt è stato uno dei concerti più belli dei miei. Mio allora, figlio, convinto che tutti i concerti fossero così, mi disse: tu mi lasci a casa, mi derubi da un'emozione di qua, vieni. Quindi è venuta McCartney lì si è divertito. Poi gli ho fatto sentire un concerto di Andrea, uno della Nannini, ha detto: vabbè, vai pure tu a fare i concerti che ti pagano per questo. Quindi. Allora, proviamo a vedere se Emanuele Angeletti, Manny, sei collegato? Eccoci, ciao a tutti. Dove sei? Dove bene, voi come state? Bene? Sì, tu dove ti trovi? Oh, adesso io sono in pausa dal mio tour estivo, sono a casa e stavo registrando, quindi ho appena lasciato i ragazzi, come diciamo, sono tornato. Loro stanno facendo delle sovraincisioni che poi io andrò a vedere. Allora, avendo soltanto una sagoma di Paul McCartney e va bene. Raccontano le cose, tu sei il personaggio più vicino a Paul McCartney che potevamo avere, perché ecco. Ha non so quanti anni, tu prima con gli Apple Pie, poi in giro, poi ancora con gli Apple Pie, insomma, sei il bassista, cantante, tastierista che ha girato anche tutta l'Europa interpretando appunto Europa e mondo, abbiamo fatto tour in tutto il mondo, io faccio il musical di Lady B ufficiale inglese sui Beatles a Londra. Tra l'altro, i filmati che ho visto siete veramente fenomenali, c'è una riproduzione fedelissima. Io ti volevo chiedere subito però una cosa, perché Paul McCartney come personaggio, come artista, come compositore, dire, è superfluo parlarne, però a me piacerebbe sapere da chi suona il basso e suona magari lo stesso basso che suonava lui. Che cosa è stato McCartney come bassista? Noi abbiamo raccolto in un libro che è uscito da poco,
tante dichiarazioni di bassisti, che da Jack Bruce a John Patitucci, per dire, no? Quindi che lo, veramente lo esaltano come, come musicista e come bassista in particolare, dicendo che ha aperto una nuova strada anche per lo strumento. Tu che cosa ci puoi dire? Beh, perché no, è tutto vero quello che hai detto, perché è un bassista non bassista, diciamo. È un bassista che non suona il basso come da, da regole. Diciamo, lui infatti nasce non come bassista, ma era, essendo un musicista comunque talmente poliedrico, anche polistrumentista, quindi è uno che a livello armonico ha un sacco di cose in testa, no? Ce l'ha sempre avute. Quindi lui ha sempre usato il basso più come uno strumento melodico che come un basso. Ecco perché questo, diciamo, da un certo punto dei Beatles in poi, se prendiamo tutti i primi album, lui accompagnava come si usava fare ai tempi, cioè facendo proprio boom, 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 faceva queste cose qui semplicissime. Poi a un certo punto è proprio sbocciato, cioè se andiamo a sentire quei dischi che vanno da Revolver, barra Sgt. Pepper, soprattutto in Sgt. Pepper c'è proprio un'esplosione della melodicità di questo basso. Cioè linee di basso come With a Little Help from a Friend, come Lucy in the Sky, come Lovely Rita, cioè un basso che va meravigliosamente insieme alla canzone, non, è, non accompagna solo la struttura, diciamo, come solitamente si fa. Poi lui, non essendo un super tecnico, non esagera, non è un basso aggressivo, è sempre molto melodico, come dicevo. Cioè, quindi per me, che amo la melodia, amo il canto, amo le armonie, spettacolo, una favola, insomma. Ecco. Mario Luzzatto Feggi, sai che Paul McCartney questa sera suona nel New Jersey e conclude la tranche americana del suo tour prima di arrivare in Inghilterra e fare il grande festival di Glastonbury. In questa parte del tour, lui, che ha sempre, su cui si è molto vociferato, no? E anche lui ha dato modo di vociferare sul suo rapporto con John Lennon, ha creato un duetto virtuale, non so se l'hai visto. Se non l'hai visto, ti faccio vedere un minuto di I Got a Feeling, dove la voce di Lennon è quella, è la traccia presa dal famoso concerto sul tetto della Apple nel gennaio del 1969. Alex, mandiamo questo contributino a beneficio dei nostri ascoltatori e di Mario Luzzatto Feggi, che secondo me non l'ha visto. Proviamo a vederlo. Sul basso ci sono tante storie e tante leggende, no? Ultima delle quali è tanto, 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 che è di Jovanotti, se non ne ricordo mai. Tanto, 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 tanto. La seconda cosa è che in tutti i complessi ci sono due chitarristi, ma in realtà uno dei due deve abbiurare alla chitarra e deve suonare il basso. Quindi il bassista non è il più bravo dei complessi, ma il più buono di solito. Questa è una cosa interessante. Sono molto, mi è piaciuta molto l'analisi sull'uso del basso che ha fatto il collega poco fa. Effettivamente il basso, non so come dire, il basso sarebbe di solito quello strumento che se non lo senti vuol dire che è bravo, se non lo noti. Lui riesce a essere una prima donna di basso e io devo dire che lo trovo meraviglioso. Nelle armonie, io sono sempre stato un Beatlesiano, non un Rolling Stoneiano, e questa cosa del basso non ci avevo mai pensato, mi sembra una bella storia. Emanuele, Manny, ma com'è sto basso violino Hofner?
È soltanto esteticamente curioso o è anche un bello strumento? Allora, io riesco a capire perché poi dopo tutti questi anni, con le infinite possibilità che poteva avere lui di suonare qualunque tipo di strumento, è rimasto sull'orfano, a parte per una questione iconografica che sicuramente è importante. È un basso talmente maneggevole e con un suono così ricco per essere così povero come struttura, che è un basso che pesa pochissimo, non stanca, perché io riesco a capire questa cosa perché ho suonato anche con Rickenbacker, che invece è l'altro basso che usava McCartney per gli Wings, eccetera, eccetera, anche durante il periodo psichedelico dei Beatles, e Rickenbacker dopo 20 minuti comincia ad accusarlo, cioè sono quei bassi tipo Fender Jazz, insomma, pesano proprio. Il Blofner è leggero, maneggevole. Io riesco a vedere perché lui, quando sta sul palco, fa tutte queste cose col basso, capito? Cioè, perché non pesa. E poi c'è un suono ricchissimo, sembra un contrabbasso, è la giusta via di mezzo fra un contrabbasso e un basso elettrico. Mario, il nostro Manny è appunto uno dei protagonisti di una delle migliori tribute band dei Beatles. Tu come lo vedi questo fenomeno? E potrebbe essere che la musica rock, come la musica classica, tra 50, 100, 200 anni verrà riprodotta con la stessa fedeltà, con lo stesso amore, con lo stesso scrupolo anche nei dettagli che musicisti come Emanuele Angeletti fanno, o lo trovi soltanto un aspetto folcloristico? Ma io credo che la musica si tramandi non tanto dalle registrazioni magnetiche quanto dagli spartiti. Noi siamo in grado di sentire delle esecuzioni di opere importanti come di Verdi, eccetera, che sono sicuramente eseguite meglio oggi di quello che succedeva due secoli fa. Quindi credo che la musica si tramandi attraverso proprio le riesecuzioni. Tant'è che qualunque registrazione noi mettiamo degli anni 50 e 60 la sentiamo datatissima per ragioni svariate. Quindi sono convinto che le tribute band assolvano una funzione. Io non le ho mai cagate, devo dire, perché non abbiamo il titolo. Insomma, gli abbiamo dato grandi manate sulle spalle a queste delle band, ma non abbiamo mai fatto neanche un'inchiesta seria sulle tribute band sul Corriere, dove io ho fatto 50 anni di desk. Lo trovo un fenomeno molto importante questo, molto, molto interessante, anche se in molti casi è un'autolimitazione, perché delle band che potrebbero fare anche magari di più a livello creativo sono ancorate a questa etichetta della tribute band. Però ripeto, culturalmente è quello che consentirà ai nipoti e ai pronipoti di sentirle con un orecchio giusto, fatte sicuramente diverse, perché però ecco, per questo tra l'altro una cosa che succede è che soltanto appunto bisognerebbe scrivere di più. Se c'è un limite nel pop rock è che in sala aggiungevano un sacco di cose, depositavano una roba abbastanza scarna in sede di SIAE, e poi i dischi, anche quelli di Andrea della PFM, diciamo, subivano variazioni che però nessuno si sognava di annotare, mentre nel cinema c'è la segretaria di edizione che controlla che il cavallo non entra in scena bianco ed esca nero. Questa figura è mancata, per cui la tradizione passa attraverso non soltanto queste riesecuzioni, ma anche attraverso lo spartito, che va a cose fatte, tirar giù gli strumenti che non sono indicati nel deposito ma sono nati in sala. Questo di solito, e mi può correggere il musicista che è qua, ho perso il filo. No, allora io volevo però proporvi un'altra cosa, perché è vero, no, Mario ha detto, se posso, ha detto una cosa super giusta, perché è proprio così, anche perché, come si dice sempre, no, parlando dei Beatles, dato che siamo qua per questo oggi, i Beatles saranno la musica classica del futuro, perché poi è quello che è, no? Quindi diciamo, lo spartito di cui parlava Mario, mm-hmm, è quello che si prende per fare poi una riproposizione live di una cosa che live non esiste più, insomma, questo è.
Io invece vi volevo proporre chi invece magari non è una tribute band, ma è ripropone comunque a modo proprio le canzoni altrui, in questo caso un brano famoso dei Beatles, in particolare di Paul McCartney. Pensate che più o meno nello stesso periodo in cui i Beatles erano alla Abbey Road a registrare quello che sarebbe stato poi il White Album, un trio di due musicisti americani e di un musicista inglese stava invece iniziando a mettere insieme un repertorio per poi pubblicare il proprio album di debutto un anno dopo. E ascoltando e diventando, essendo amici dei Beatles, ascoltarono la versione originale di questo brano, ne fecero una loro interpretazione che però non finì nell'album di debutto perché decisero invece di mettere soltanto canzoni originali. Quella che vediamo adesso, un piccolo frammento, è una versione di Blackbird fatta da Crosby, Stills and Nash. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Che meraviglia! Vedi? Che meraviglia, che meraviglia! Con pochi elementi, con, a parte che noi abbiamo, siamo un paese di musicisti, ma non di cantanti. Cioè, l'ultimo inglese imbriaco canta meglio di noi, secondo me. Ma ho trovato una bellezza quando c'hai la melodia e una professionalità. Poi con pochissimi elementi tu fai un capolavoro, no? Una tessitura. L'ho trovato bellissimo. Bene, Manny, tu hai mai incontrato Paul McCartney? Mi sembra che si sia bloccato, mannaggia. Mario, quando tu l'hai incontrato, hai raccontato quella curiosità, no? del fatto che parlava degli anni 60, eccetera. Sinceramente, diciamo, incontrandolo, hai mantenuto l'idea che ti eri fatto? Perché facendo il mestiere che facciamo noi, a volte, sai, ci immaginiamo che i nostri, a volte, idoli, no? Possono essere in un modo, mentre poi li conosciamo, non sempre sono così. Ecco, nel caso di Paul McCartney, qual è stata poi la tua percezione del personaggio? Ma persona simpatica, comunicativa, decisamente. La cosa più divertente è che io ho registrato quell'intervista che non trovo adesso su un astro magnetico con un apparecchio chiamato Nagra, che è il re dei registratori portatili, ormai pezzo da museo. E lui voleva comprarlo. Peccato che era della Rai quello lì. Lui voleva comprare il mio Nagra. E me lo ricordo perché insomma, c'è una foto che ci immortala me, Castaldo e qualche altro, Daria Gabeci forse, non mi ricordo, comunque c'è anche in rete, e fu bellissimo proprio perché uno alla mano, simpatico, devo dire disponibile, almeno forse perché era accompagnato da un Kalashnikov da 6 milioni di lire. No, ti ho chiesto questo perché adesso ti faccio vedere un contributo che ci ha mandato un nostro amico, un nostro collega, che veramente è un fan assoluto di Paul McCartney, e ci racconta quando sostanzialmente lui l'ha incontrato per la prima volta. Sto parlando di Franco Zanetti, direttore di Rock Hall, insomma giornalista musicale e operatore della musica da un sacco di tempo. E se ci mandi, Alex, la pillola del Zanetti 2,
anche lui ci racconta la sua prima volta con Paul e la sua reazione. Io ho incontrato McCartney quando è venuto a Sanremo e ti ho portato la testimonianza, perché questo è il libro che io ho scritto, credo sia il primo libro italiano su McCartney, uscito nell'88, e sono riuscito a farmelo autenticare più che autografare. Poi l'ho incontrato quando è venuto a Milano per presentare un'antologia degli Wings, gli ho fatto una domanda e lui ha fatto il Paul McCartney, cioè non ha risposto alla domanda perché la domanda gli dispiaceva. Gli avevo chiesto in che rapporto era con Danny Lane e lui ha risposto Danny chi, e poi ha cambiato argomento. Però io sono sempre stato paulista più che lennoniano, quindi dal punto di vista della stima, dell'apprezzamento, mi sono sempre piaciute più in generale le canzoni di McCartney rispetto a quelle di Lennon. Quindi insomma trapelava un po' di delusione, no, nel racconto di Franco Zanetti. Io sono sconvolto dalla barba di Zanetti, sono senza parole. Lascia perdere, certamente non lo ringiovanisce, diciamo così. Intanto è ricomparso tra di noi Emanuele Menni, ciao, bentornato. Eccoci. Bentornato. Ti avevo chiesto, ma tu Paul McCartney lo hai mai incontrato? Abbiamo appena sentito appunto i racconti di Mario, ma anche la testimonianza di un altro giornalista, nostro collega, appunto direttore di Rock Hall, Franco Zanetti, che è un mega super fan di McCartney. Io il primo libro della storia che ho avuto su Paul McCartney era suo. Ecco, hai visto che lui, insomma, diciamo, non nascondeva un tipo di delusione. Ecco, cioè l'incontro con il proprio mito. Allora, è successo questo, ma quando ero a Londra a fare il musical, viene Stella McCartney a vedere il musical, che è la figlia stilista, e ovviamente mi ha detto, guarda papà, non verrà mai a vedere il musical, perché tu dice, tu immagini se si sparge la voce che mio papà è in un teatro dove voi state facendo il musical, insomma si crea il panico. Però mi ha fatto vedere che lui, Paul, sul suo telefono aveva la mia foto, perché tutti quanti gli dicevano, c'è un italiano che fa Paul McCartney a Londra, c'è un italiano che fa... Quindi lui probabilmente è esaurito da tutta sta critica, che dice, ma com'è possibile che c'è un italiano? Quindi mi avrà odiato sicuramente. Infatti un giorno o l'altro mi aspetto pure che mi chieda il conto. Prima o poi. Per me, tu, che mi pare tu sia, dai filmati che ho visto, tu sei destro, lo suoni di normale il basso? No, io lo suono mancino, perché allora io ho iniziato lì al musical facendo da destro. Il filmati che ho visto eri destro, non so se nel confronto. Perché quando ero con gli Apple Pies ero destro, capito? Ah. Poi gli Apple Pies, come dicevi prima, erano proprio una tribute band, la classica sì. Tribute band. Invece il musical è più visto come proprio una rappresentazione teatrale, un po' diverso, diciamo. E lì appena sono andato a Londra ho detto, vabbè, forse qui è il caso che mi metto a studiare, e mi sono messo a studiare e sono diventato, non sono diventato mancino, perché sono sempre destro, però suono il basso da mancino. Sei un bel caso clinico comunque, eh? No, vabbè, è la passione, è una passione che è diventata un lavoro, poi, insomma, lì a Londra, sai, insomma, la cosa era, valeva la pena. Ma come ti è partita questa passione per i Beatles? Insomma, a guardarti mi sembri comunque generazionalmente non in sync. No, diciamo. Quello no. Beh, perché innanzitutto perché sono sempre stato appassionato del tipo di musica quella, cioè comunque è una musica speciale per me. E poi perché mio papà, che era musicista, fece un lavoro per la EMI, e alla EMI lui, anziché chiedere il conto, siccome era una persona che conosceva, gli disse, vabbè, ci rifaremo. E loro gli regalarono la collezione completa, che adesso è diventata una cosa rarissima. È un cofanetto viola con dentro i dischi dei Beatles. Si chiama Beatles Collection, con gli autografi scritti sotto da loro quattro. È una cosa abbastanza rara, non si trova più ormai. Quindi sono cresciuto a casa con tutti questi dischi dei Beatles. Io non mi ricordo la prima volta che ho ascoltato She Loves You, Help. Erano tutti in quei dischi che io sentivo da ragazzino. Quindi, capito, è stata una cosa così. Mario, Manny, scusami, ma il musical lo state facendo ancora? Lo state portando ancora in giro? Il musical è andato per 10 anni, siamo stati 3 anni a Londra, abbiamo cambiato tre teatri, poi abbiamo cominciato prima con dei tour in Inghilterra, poi con dei tour in Europa, poi con dei tour in tutto il mondo. Adesso in questo momento è fermo,
stiamo aspettando che la produzione decida di riprendere. Mario, ti consiglio di andarli a vedere comunque anche online, perché è una cosa spettacolare. Grazie mille. Soprattutto perché, cioè, dal punto di vista musicale è incredibile, c'è uno studio. Beh, per loro è diventata un'istituzione per noi, figuriamoci per gli inglesi, insomma, no? Gli altri tre musicisti sono inglesi? Sono tutti inglesi, sì, noi siamo, il cast è formato da quattro di noi che facciamo i Beatles e siamo tre cast, perché ovviamente essendo tanti spettacoli anche contemporanei sia a Londra che in giro per il mondo, servono più rappresentazioni. E io faccio parte del cast che ha iniziato, io ho iniziato proprio a Londra, però ecco, diciamo, di tutti sono l'unico italiano, quindi per questo dicevo prima che mi vedono un po' come la pecora nera. non ho capito come funziona. Se mi sembra il discorso che facevano i Platters, ve lo ricordate? Sì. Sì, voi siete un format a sto punto più che una band, visto che quello... No, non si... esatto, esattamente, non è una band ma è un format, è un musical che si chiama Let It Be e diciamo che di tanto in tanto loro rinnovano anche il cast, capito? Quindi è fantastico perché non c'è un problema di prime donne, di... No, di... assolutamente no. C'è un direttore musicale che decide per tutti, quindi... Però Manny, so che adesso devi ritornare in studio. L'ultima cosa, diciamo, parallela al discorso Beatles e Paul McCartney. So che hai fatto, cioè gli Apple Pie sono diventati anche un gruppo che fa musiche originali, insomma avete partecipato. Guarda, mi rilevo a quello che diceva Mario prima, perché anche in quello aveva ragione. Il problema di quando fai un lavoro così, insomma, ti prende molto, rischi di lasciare da parte la tua parte creativa. Io ho cercato di non farlo, infatti oggi sto registrando canzoni mie in studio, capito? Cerco sempre di non farlo. All'epoca gli Apple Pies facemmo un album di canzoni originali, perché noi facemmo due canzoni per la colonna sonora di un film italiano che si chiama Femmine contro Maschi di Fausto Brizzi. Sì. Poi siamo stati a X Factor come gruppo vocale e da lì poi è nato un progetto per cui abbiamo fatto anche un album. Io penso che sono favorevole alla separazione della carriera fra cantanti solisti e band, cioè te devi decidere nella vita, vuoi fare procuratore, vuoi fare giudice, certo. No? è vero. Io sono sempre stato uno da band e non da solista, non so perché. Ma perché sei protetto. Sì, esatto, una pellicola invisibile, il domo pacco. È vero. Non lo so, a me sta cosa delle tribute band mi ha sempre affascinato. In Italia ne abbiamo a dozzine dei Pooh, per esempio. Uh-huh. È un fenomeno che mi ha sempre affascinato, non me ne sono mai occupato professionalmente. Però mi sembra, non so, un po' frustrante, ecco, un po' limitativo. Eppure prima una nostra ascoltatrice mi ha dato un commento entusiasta di un concerto di una tribute band a Milano dove c'era... plurigenerazionale, ecco, parla dei beatbox, della concorrenza di Manny Angeletti. Ma guarda, ho suonato con loro per un mesetto circa poco tempo fa, perché avevano problemi con il loro McCarthy. Siamo in ottimi rapporti, siamo amici. Ah, ok, bene. Grazie Emanuele, speriamo di vederti presto. Grazie a voi, grazie ancora e McCarthy tutta la vita, musica in generale, tutta la vita. Certo, vabbè. Happy birthday, ciao. Diamo ancora un altro piccolo omaggio a Paul McCartney, questa volta fatto da un suo amico e da un suo epigono in qualche modo. Pensa che la mamma di questo artista frequentava quella strada di Liverpool che poi ispirò, quella zona di Liverpool che poi ispirò a Paul una delle canzoni più belle. È un filmato tratto addirittura da un concerto alla Casa Bianca. Pensa noi che cosa potremmo dare per poter essere presenti ai concerti che fanno, questi eventi speciali che fanno all'interno della Casa Bianca di Washington. Guarda un po' Mario, anche questo è per te. Questo è un altro nostro amico, credo. In Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
and all the people that come and go, stop and say hello. On the corners of Vancouver, the motor car, the little children laughing him behind his back, and the bank and devil wears a mask in the foreign rain. Very strange, Fanny Lane. Era il grande Elvis Costello. Che bravo, bravo. È bello perché lo vedi non cantante e ti sembra un professore di scuola media, come carisma, di applicazioni tecniche. E poi senti cosa esce da meraviglia. Poi siamo talmente condizionati dall'arrangiamento originale che a me sentivo la mancanza di quei fiati. Pa, 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 pa. Ma mi mancava un fiato lì, una meraviglia. Complimenti per questo documento. Senti Mario, cosa ne pensi del fatto che un musicista a 80 anni è ancora lì che ha voglia di stare sul palcoscenico, di andare in giro per il mondo, di portare la sua musica? O lui quando suonerà, adesso non li ha ancora compiuti, ma già la prossima settimana quando sarà sul grande palco di un enorme festival, Glastonbury, uno dei più grandi festival del mondo, avrà appunto compiuto 80 anni. Io lo vedo anche, se vuoi, come un modello di vita per noi, che ormai, voglio dire, i 18 anni li abbiamo compiuti da un po' di tempo, e che vedendo i Rolling Stones, che la prossima settimana saranno a Milano, insomma, mi verrebbe da dire quasi, boh, se ce la fanno loro, forse ce la possiamo fare anche noi. Io devo dire che tocca un argomento per me struggente. Io non sono mai soddisfatto dei pezzi degli altri, cioè ogni tanto trovo uno che mi piace e gli scrivo, ma che vi devo dire, gli artisti hanno la musica che gli assicura una sorta di immortalità che io invidio moltissimo. Capisci che io sono arrivato, praticamente mi fermo a Jovanotti e Cremonini, nel senso che diciamo quando mi chiedono di cosa penso del rap, io rispondo così: dimmi il nome del sacchio che te spacca, tutti insieme, roba coatta, spingi io la roba che non ce la fai a spingere te, portami al mare, fammi sognare, tanto spacco uguale. Sapete, sta roba non è nelle mie corde, per cui io sono molto invidioso degli artisti per la loro immortalità, e d'altra parte mi fanno pena perché sono sempre sotto esame. Questa è la verità, per cui non so chi sta peggio, secondo me è il critico comunque, no? però loro sono immortali. Poi è una cosa strana, io ho messo piede al Corriere il 12 maggio 71, ancora l'altro ieri ho fatto una pagina, pezzo enorme, quello da 9600 battute, cioè una lunghezza, ed è in questa rubrica italiani del Corriere che doveva essere settimanale, è diventata quotidiana, no? Ed ha uno schema semplicissimo, up to date, uno che non c'entra niente, non ho ancora capito il criterio, comunque so che sono pagine lettissime, queste qui. Ecco, io 50 anni fa, a distanza di 50 anni, sono ancora uno che scrive sul Corriere della Sera, quindi mi sembra fantastico questo. Primo, che sono vivo, certo. Penso positivo, perché sono essere vivi, regola prima, no? Mio padre era del Novecento ed era consigliere delle segreterie generali e anche della Shell, e prendeva un sacco di soldi ovviamente come consigliere amministrativo. Io dicevo: papà, come sei bravo, la tua età ti dà su ancora tanti soldi. E lui diceva: unico merito mio è servivo. Quindi in questo io trovo miracoloso tutto quello che succede. E ai giornalisti, come agli artisti, succede appunto che il telefono tace per 20 anni e poi improvvisamente suona, ma a volte non suona mai. E la vita del giornalista, che si illumina, insomma, e mi incaglio. Mario, prima tu hai detto che sei sempre stato più beatlesiano che stonesiano, ok?
che sì. McCartney era per te più nelle tue corde rispetto a John Lennon. Sei sempre della stessa idea, tanti anni dopo averli incontrati, visti, ascoltato la musica, aver vissuto la musica da professionista? Allora, ti correggo perché io poi Lennon è l'unico che mi ha mai intervistato. No, ho detto che tu come artista nelle tue corde c'era più McCartney che non... Sì. Ma sì, anche perché io l'estate 63 è un'estate dove io vado in Inghilterra per la prima volta. In quell'estate succede di tutto: lo scandalo Profumo, la rapina del treno Glasgow-Londra, insomma, succede di tutto. E intanto la radio trasmette una canzone che fa She Loves You, yeah, 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 eccetera, eccetera. E questi Beatles mi hanno folgorato subito, wow, 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 cioè con una capacità inventiva. Io non è che fossi particolarmente ferrato, né ero un fan, però mi piaceva. Pensa che poi Mick Jagger nelle interviste è un altro bravissimo, cioè parla da amministratore delegato più che da rockstar, cioè un uomo calmissimo, posato. Mick Jagger, assolutamente, e infatti mi ricordo anche molto acido. Dico, lei cosa pensa di Madonna? E lui risponde: un bicchierino di talento in un mare di ambizioni. Poi mettigli un microfono davanti, gli crescono la coda e le corna, ed è il Jagger che tutti conosciamo. Però a me, forse appunto perché famiglia borghese, non lo so, non ho mai avuto dubbi, non è che mi facessero schifo gli Stones, però preferivo i Beatles. Senti Mario, che cosa chiederesti oggi a Paul McCartney se l'avessi nuovamente davanti, oltre a fargli gli auguri per i suoi 80 anni? Perché si ostini a non studiare il pentagramma? Forse perché non conosce le note, come Pavarotti e resto. E anche la sua porta. Alcune canzoni sono nate, tipo Golden Slumber, si dice che sono nate perché aveva trovato appunto lo spartito, però non conoscendo la musica aveva così avuto l'intuizione dal testo e poi si era scritta, aveva scritto la canzone a modo suo. Chi lo sa, no? Sì, sì. No, certo che, ritornando al discorso di questi grandi maestri, del fatto che le loro musiche rimarranno a livello di musica classica, adesso al di là delle tribute band, ecco, io credo che Mario, noi li abbiamo conosciuti e soprattutto abbiamo avuto la fortuna di vivere, diciamo, in contemporanea sia le loro produzioni discografiche che i loro live. Ecco, oggi, vabbè, a parte appunto la tua riproduzione del rap, oggi la musica ha proprio cambiato funzione, cioè non è più come lo è stata per tanti anni una forma di identità tra di noi. Era un modo per rappresentare le ansie e le palpiti della coscienza collettiva, cioè ci esiste un momento in cui si realizza questa saldatura che comincia negli anni 50, esplode nei 60 e nei 70. Quindi è rimasto comunque per tanti anni una forma di diciamo che in un momento in cui la letteratura e il cinema non sapevano cogliere quello che succede, la canzone d'autore, che è quella che poi ha salvato l'identità della musica italiana. Io ho puntato sempre come critico sugli italiani, soprattutto creavi anche, cioè anche la recensione era un esercizio non da poco, che veniva fatto con grande attenzione. Io vedevo i miei colleghi del Times, per esempio David Sinclair, musical a raser pedestrian and lyrics basically boring. Traduzione, il testo il testo era abbastanza noioso e la musica pedestre, insomma, qualcosa del genere. La nascita della critica ha conferito, naturalmente, il fatto che ogni tanto si stroncasse qualche disco ha dato credibilità anche però a quelli che appoggiavi, cioè io, anche se nessuno mi crederà, credo molto, mi diverte molto più parlare bene di un disco che parlare male,
però sono come l'insegnante delle scuole medie, dice io odio dare le insufficienze. Non è vero. Per esempio la mia collega Venegoni dà i voti per vocazione, io li do per necessità. Senti, no, appunto, al di là del discorso che dicevi prima, perché McCartney non ha imparato mai a far musica, sempre il nostro amico Franco Zanetti ha curato qualche tempo fa, credo che ti dovrebbe essere arrivato, però insomma ha curato un libro bellissimo che si chiama The Lyrics, che sono tutte le storie dietro le canzoni dei Beatles prima, dei Wings poi, della carriera solista di Paul, in cui lui racconta la storia. Guarda cosa ci ha detto Zanetti di questo libro. The Lyrics è stato un bel lavoro da tradurre con Luca Perasi, anche se sia per me sia per Luca direi che il 98% delle informazioni contenute ci era abbastanza noto. Questo significa che o McCartney legge i libri che sono scritti su di lui, oppure che tutti i libri che hanno scritto su di lui dicevano già parecchie cose. Però certo, The Lyrics è tutto in prima persona, e quindi il fatto di sentir raccontare, di leggere raccontate da lui le sue canzoni, come sono nate, come sono state registrate, è stato interessante da tradurre, e spero che sia interessante anche da leggere. Io trovo con una noia mortale questo tipo di pubblicistica. Pochissimi libri sono degni di essere letti, pochissimi. E c'è questa mania adesso di raccontare in retroscena, ma ce ne frega qualcosa a noi. Cioè, la musica da emozione, è intuizione lirica, è aspirazione chiusa nel giro di una rappresentazione. Questo è la musica. La musica, lo dico contro il mio interesse, non ha bisogno di critici. La musica ha già in se stessa gli elementi per essere decifrata. E poi appunto c'è questa magia di comunicare che ha la musica. E poi la musica c'è un altro vantaggio che da non sottovalutare. La musica è un'amica, è un valore assoluto, come lo sport o la fede, e non ti tradisce mai. È bello questo che dici, perché tu nelle tue storie di vita sei arrivato alla musica e alla musica come professione in una maniera quasi casuale. Quindi vuol dire assolutamente. Che quando ci sei arrivato, perché sai perché io amore, dai. Vorrei, se qualcuno legge il mio necrologio di Piero Sugar, troverà una cosa interessante che nessun altro. Io ho avuto la fortuna di lavorarci insieme per il libro sulla famiglia Sugar, e quindi ero uno dei pochissimi in Italia in grado di spiegare veramente chi era. Io l'ho chiamato discografico per caso, perché lui non aveva fatto il sacro fuoco della, il sacro fuoco della cioè, io mi sono trovato a dirigere una trasmissione che si chiamava Per voi giovani, anche nella parte musicale, di cui non capivo niente. Perché in realtà io mi occupavo dei contenuti e facevo delle radiocronache delle scuole occupate. Ve la faccio corta. A un certo momento il ministro Misasi, da pubblica istruzione, trova inammissibile che la RAI venga con i suoi microfoni in diretta nelle scuole occupate, perché si sta compiendo un reato, e chiede le palle del responsabile. La RAI fa un po' di confusione e trasferisce a Londra per punizione insomma, per premio, Paolo Giaccio a Londra. E io rimango capo sia della parte musicale, di cui non capivo assolutamente niente, e sia dalla parte di cronaca? Sia della parte musicale. E le prime persone che vengono a proporre un disco nel mio ufficio di via Col di Lana 8, il famoso via Col di Lana, Vanni, il bar Vanni, eccetera, è una coppia che si chiama Mogol e Battisti, che mettono su una lacca. Anche qui la lacca è gli MP3, perché la lacca, se no, pensano che sia quella per i capelli, no? E mi fanno sentire una canzone che faceva così: che ne sai tu un campo di grano, poesia d'amore profano. Ma dico, guarda, a me sembra bellissima. Lei, maestro Brigada, che era il mio vice, che in realtà faceva tutto lui perché capiva lui, dice anche a me piace. Poi vabbè, a un certo punto dico, scusate, ma siccome di solito andate ad alto gradimento a proporre le canzoni, non a noi, come mai siete venuti da noi? Risponde Mogol, naturalmente, dice, perché Arbore dice che questa canzone non ha futuro. E invece ebbe un futuro, e un futuro ebbe anch'io, perché l'anno dopo passai al Corriere, e le uniche persone che conoscevo in Lombardia erano Mogol e Battisti, che mi invitavano la domenica a giocare a tennis al Dosso di Molteno. E lì ho capito tante cose,
c'era la Valassina, questa strada che portava a casa loro, tutta piena di fuochi e di puttane, eccetera, eccetera, e questo fumo che si mescolava con la nebbiolina delle Prealpi. E lì capì come poteva nascere un verso, come e guidare come un pazzo a fare spenti nella notte per vedere se è poi tanto difficile morire. Oppure uscire dalla brughiera della mattina. E allora ogni canzone è figlia di un luogo e di un tempo, però diciamo così, è abbastanza un esercizio inutile stare lì a raccontare la genesi come è nata, poi avevamo dato Hamburger, cioè questi libri di musica la gran parte sono illeggibili. Allora ti ringrazio come direttore della collana della Eupli e del questo promo per il nostro libro invece dedicato alla grande storia di Paul McCartney, che invece ti faremo, del quale ti faremo omaggio con grande dedica, firmato da Carmine Aimone, Michelangelo Iossa, Riccardo Russino, che presenteremo proprio il 18 giugno nel giorno dell'80° compleanno sia in libreria Eupli che al Beatles Museum a Brescia. E tu che dovevi tirare questo tranello. Senti, in conclusione Mario, tu oggi ricompreresti la quarta fila del concerto che speriamo Paul McCartney rifarà in Italia? Sai che c'è stata anche tanta polemica sulla cancellazione 2 anni fa dei concerti che doveva fare in Italia. Ecco, ricompreresti tutto? Io comprerei non tutta la quarta fila, però una decina di posti sì, ancora. Che cosa ti aspetteresti oggi dal concerto? Io ti ho fatto vedere prima McCartney regala emozioni con suo impasto vocale, qualunque cosa fa. Io sono, cosa mi aspetterei? Mi aspetterei di emozionarmi, cioè, perché ci sono delle cose che ti emozionano, ma quando le hai viste 2 o 3 volte basta. So, Elton John, per dire, io non sono andato a vederlo, l'ho visto un sacco di volte, l'ho recensito e auguri. Però Bruce Springsteen, per esempio, io che sono proprio schizzinosissimo, me lo vedo tutto ogni volta. 18, sto mezz'ora e poi vado via, non riesco ad andare via. Altre volte, per esempio, sono andato a vedere Vasco Rossi a San Siro l'altra volta, un po' di anni scorsi, e ho resistito 45 minuti, ma non per colpa di Vasco, colpa mia sicuramente. Mm-hmm. E poi mentre uscivo alla Chetichella ho incontrato Tania Sachs, la sua ufficio stampa, che mi ha beccato in flagrante con la pistola fumante che stava andando al posteggio mentre il concerto era in corso. Allora, purtroppo non riusciamo a ricollegarci con l'auditorium e con tutti gli ospiti. E vi scuso. Ma perché? Dai, insisti. Non funziona e continuo a telefonare. Mentre parlavo con te continuavo a mandare messaggini, ma non funzionano, i collegamenti bene. Non so se sono un problema di connessione, mi ha fatto le prove nel pomeriggio. Non mi resta quindi che ringraziare moltissimo Mario Luzzatto Fegisev, cioè sei stato preziosissimo. E come scusate, io mi sono trasformato in un palcoscenico personale, ma comunque sono. Però insomma ci hai portato nella tua autostrada dei ricordi, che è sempre ricchissima, e sono felice di avere condiviso con te e con tutti i nostri ascoltatori i tuoi ricordi appunto su Paul McCartney, perché comunque hai assistito in modo privilegiato, devo dire, appunto a interviste, concerti e quant'altro. Molto low. Invito tutti voi quindi a risintonizzarvi su Jab TV nei prossimi giorni. Sarete invasi da materiale McCartneyano. Iscrivetevi alla nostra newsletter per rimanere informati. Le Music Room vanno in vacanza. Riprenderemo a metà settembre, nella seconda parte di settembre, sempre con i nostri salotti virtuali a celebrare. Giambelli non ce la fai vedere. Giambelli, però abbiamo fatto un servizio bellissimo proprio nel suo Beatles Museum. Ci racconta la sua storia, le sue avventure surreali quando partiva da Brescia con la Lambretta per andare a Abbey Road, convinto che i Beatles vivessero lì, e suonava il campanello cercando di conoscerli. Tutto questo lo troverete, speravamo che ce lo raccontasse in diretta, però l'abbiamo ripreso e il servizio lo troverete su Jam TV da domani, sicuramente per tutta la giornata del 18 di giugno, per gli 80 anni di Paul McCartney. Grazie Mario, ci vediamo presto privatamente e speriamo di leggerti ancora per tanto 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 tempo. Tanto 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 tanto. E la chitarra? Buona!
E happy birthday, Sir Paul McCartney. Grazie.